Buongiorno a tutti. Allora, sono Andrea Zollo, consulente commerciale di Infomainz per il settore del commercio e per il mercato italiano. E con alcuni di voi già ci conosciamo, altri invece con altri è sicuramente la prima volta che ci incontriamo, se così possiamo dire. Oggi, insieme alla nostra collega BI Specialist Antonella Valerio, in una mezz'oretta circa, vorremmo affrontare un argomento molto importante e sempre più sentito in tutte le aziende. Vorrei parlarvi di business intelligence. La prima domanda da porsi è proprio: che cos'è la business intelligence? Cos'è la BI? Cos'è? È il processo di trasformazione di dati e informazioni in conoscenza. Il software utilizzato ha l'obiettivo di permettere alle persone di prendere decisioni strategiche fornendo informazioni precise, aggiornate e significative nel contesto di riferimento. Con la digitalizzazione delle aziende, tutti i dati, tutti i numeri, tutti i valori, i conti della nostra azienda sono tutti all'interno di uno o più database. Parliamo di software gestionali, di fogli Excel. Tutti questi dati, questi numeri derivano da vari reparti e dalle varie attività quotidiane dell'azienda stessa. Possono arrivare dalla parte degli acquisti, delle vendite, del magazzino, della produzione, manodopera, mezzi, contabilità. L'imprenditore o il project manager moderno, efficiente, competente, deve essere in grado di leggere questi dati, capirli, comprenderli, metterli tutti insieme, elaborarli, il tutto per poter alla fine prendere delle decisioni. La business intelligence si occupa dunque di raccogliere informazioni dai tradizionali database aziendali per realizzare strategie facendo appello a tutti i dati prodotti dall'azienda. I dati non strutturati vengono quindi convertiti in informazioni fruibili e in questo modo la business intelligence permette di sfruttare le stesse per fornire dei vantaggi competitivi. In sostanza, con la business intelligence è possibile raccogliere i dati relativi al rendimento dell'attività, analizzare i risultati ottenuti, classificare le informazioni e realizzare modelli predittivi. Grazie alla piattaforma Power BI e ai nostri report standard, siamo riusciti a rendere tutta questa cosa molto complessa, l'abbiamo resa semplice. Abbiamo creato uno strumento che aiuta a rispondere alle domande che ogni imprenditore dovrebbe farsi. E sono dov'è che faccio il mio fatturato? Dove guadagno di più? Dove sto perdendo? Quali settori si stanno sviluppando bene? Quali male? Quali prodotti si vendono bene? Quali invece si vendono di meno? Dove sto guadagnando in più rispetto all'anno precedente? Quali sono i miei migliori clienti? Ho clienti in più, ho clienti in meno? Sono tantissime le domande, sono domande importantissime. E sono le domande che danno valore aggiunto al dato. E tutto questo con la Power BI è possibile senza dover chiedere aiuto continuamente ai vari collaboratori dell'azienda, senza chiedere aiuto a nessuno e senza saper utilizzare software difficili, complessi e pieni di movimentazioni. Un'altra caratteristica fondamentale è che l'imprenditore può avere sotto controllo tutti i dati della propria azienda, in completa mobilità, perché è adattabile a smartphone, a tablet, a notebook, a PC, può usufruirne direttamente dall'azienda, da casa, in viaggio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Adesso finiamo con tutti questi paroloni difficili e passiamo un attimo alla parte pratica, dove la nostra BI Specialist Antonella Valerio ci mostrerà il nostro standard dedicato alla parte sales, alla parte delle vendite, evidenziando un po' la potenza di questo strumento, ma la semplicità dell'utilizzo dello stesso. In questa ultima slide ricordo a tutti che in questo periodo abbiamo pensato a una promozione natalizia che permette l'acquisto del modulo Sales con il 30% di sconto. Poi parlatene direttamente con i vostri commerciali di riferimento.
Adesso do la linea a te, Antonella. Andrea della presentazione e benvenute e benvenuti a questa sulla BI per la parte vendite. E Andrea ci ha già posto diverse domande e quello che adesso andiamo a vedere è quali sono le risposte che InfoMinds ha preparato per voi. È stato un anno, questo il 2020, questo quest'anno che va a concludersi molto particolare e sicuramente per qualcuno ha rappresentato una grande opportunità, ma per tante aziende ha rappresentato una sfida. E quindi se nei momenti di stabilità conoscere i propri dati è fondamentale, lo è ancora di più in momenti di grande transizione, dove le cose sono impreviste o imprevedibili. E quindi le domande che ci poneva Andrea potrebbero essere riassunte in una domanda più generale, che è: conosciamo davvero la misura del nostro business in maniera accurata, in maniera facilmente interrogabile, in maniera ripetibile, in mobilità? Siamo in grado di avere queste risposte? La risposta è: sì, abbiamo preparato un tool di business intelligence e di analisi dati per voi che ci può aiutare assolutamente a rispondere a tutto questo efficace e sicura. Proverò adesso ad illustrarvi alcune delle modalità di navigazione di questo strumento e a rispondere. Che aggiungo è quando ci sono stati i maggiori, cioè una persona che ha alzato la mano, non so Nicola se vogliamo dare la parola. E ci hanno detto una domanda. Ah, non si sente. Sì, c'hai un po' di problemi forse con le cuffie, Antonella. Se riesci a toglierle, forse sì. Così mi sentite meglio? Direi di sì. Proviamo, in caso cerchiamo un'altra Allora, soluzione in corsa. sì, vediamo un momento se alzo anche un pochino l'audio, altrimenti. Così mi sentite? Nicola, Sì, mi senti? Perfetto. direi che si sente meglio. Sì. Procedi pure, Antonella. Vedete bene lo schermo? Sì. Ok, perfetto. Allora, riprendiamo dalla domanda sul quando. Come è andato quest'anno? Come si è concluso questo 2020? Beh, se guardo i dati della nostra azienda demo, devo dire che effettivamente era cominciata la vendita era cominciata in progressione, in miglioramento, in crescita fino al marzo del 2020. Dopo c'è stata una flessione delle vendite e dei valori che si sono stabilizzati a un livello più basso di quelli iniziali. Beh, potrei dire allora che forse le cose non sono state così positive, i risultati non sono andati così bene, così positivi. La mia sensazione nel guidare l'azienda potrebbe essere stata una sensazione di grande fatica in mezzo alle novità di quest'anno. Se guardo il mese di novembre, effettivamente rispetto al 2019 ho chiuso con un 3% in meno. Ma andiamo a vedere che cosa è successo in confronto proprio all'anno precedente. Beh, se vado a guardare il grafico questa linea nera, questa linea mi dà i risultati del 2020. Effettivamente avevamo cominciato un pochino con dei risultati un pochino inferiori all'anno precedente. L'anno precedente è la linea verde. Ma attenzione, poi c'è stato un superamento e dopo devo dire che il livello delle vendite si è mantenuto sempre superiore a quello del 2019. Quindi in realtà i risultati della mia azienda sono stati positivi se confrontati alle vendite dell'anno precedente. Allora vuol dire che abbiamo investito bene, che abbiamo promosso delle linee di prodotto che hanno funzionato in questo periodo straordinario. Potrei
può essere che il mio team di product management dello sviluppo dei prodotti abbia lavorato su idee vincenti, può essere che i miei venditori si siano dati da fare positivamente. Andiamo a vedere quali sono i prodotti che ci hanno portato maggiore guadagno. Beh, da questo grafico vediamo subito che il verde acqua prevale, è una prima posizione rispetto ad altri elementi quasi sempre. E questo verde acqua mi indica la linea di prodotti degli alimentari. Beh, allora, vuol dire che su questo prodotto ho avuto degli ottimi risultati. E effettivamente non soltanto il fatturato è aumentato di 5 punti percentuali rispetto al 2019, ma anche il margine è cresciuto di 6 punti percentuali. Quindi non solo abbiamo venduto bene e tanto, siamo anche riusciti a guadagnare tanto in questi prodotti. Andare a migliorare? Beh, sicuramente nelle attrezzature tecniche ho avuto i risultati più modesti, quindi qui potrei andare a fare di meglio il prossimo anno, nei prossimi mesi. Ma andiamo a guardare ancora più in dettaglio che cosa succede con i singoli articoli. Beh, qui ho scelto già di guardare soltanto il gruppo degli alimentari come gruppo di prodotto. E ho ordinato il mio fatturato in ordine decrescente, scusate, basta cliccare su questa colonnina e cambio l'ordinamento. Beh, l'articolo di punta di quest'anno per questo settore degli alimentari è stato questo articolo. Qui potete immaginare di vedere i vostri codici, le vostre descrizioni articoli. Beh, noto che ho un 35% in più rispetto al 2019 di fatturato. Ottimo. Ma noto anche che tra i primi articoli che hanno contribuito ai miei ricavi ne ho alcuni che l'anno precedente non vendevo. Quindi sono degli articoli nuovi, quindi sono degli articoli che ho piazzato sul mercato quest'anno e che sono riusciti a guadagnare una buona fetta di mercato. E se andassi a selezionarli e volessi vedere in particolare quali clienti li hanno acquistati, beh, posso fare questo tipo di selezione e qui ottenere la lista. Pensate qui di avere i nomi dei vostri clienti che conoscete bene. E se volessi vedere invece come sono distribuiti questi clienti, cioè in quali settori lavorano queste aziende acquirenti, ho al primo posto la tecnologia e se volessi ancora invece vedere la distribuzione geografica, potrei utilizzare questa schermata e vedo che la maggior parte di questi nuovi articoli, per la maggior parte hanno avuto successo nell'area dell'Alto Adige e potrei andare ad investire maggiormente nelle altre aree di mercato. Bene, e quali sono invece i miei clienti, più promettenti? Dov'è che, le vendite sono andate meglio e dove meno bene? Allora, andiamo a guardare ancora una volta questi grafici colorati. Beh, qui vedo subito che ho un colpo d'occhio sul fatto che il gruppo dei media è al primo posto quasi sempre. Vuol dire che questi clienti di questo gruppo hanno contribuito maggiormente ai miei ricavi. Ora ho selezionato il valore giallo per vedere come la pagina si riadatta a tutto questo e vado a vedere anche quali sono stati non solo i dati di fatturato, dove ok, abbiamo guadagnato 2 punti percentuali rispetto all'anno prima, addirittura abbiamo guadagnato 12 punti percentuali nel margine. Quindi vuol dire che ancora qui le mie scelte di proposta in questa area, in questo settore di clienti sono state vincenti, le nostre scelte, mie e dei miei collaboratori. Ma si tratta di clienti nuovi? Si tratta di clienti storici? Ho un 23% che mi dice di questo gruppo di clienti, il 23% sono clienti nuovi, mentre il 12% sono clienti che non sono tornati a comprare da noi. Quindi al netto di queste percentuali posso dire comunque che c'è un buon tasso di fidelizzazione, ma anche un buon tasso di acquisizione clienti nuovi. E geograficamente
come sono distribuiti? Abbiamo una distribuzione principalmente nell'Italia settentrionale, qualcosa al centro. Potrei quindi spiegare per il primo trimestre del 2021 le vendite in questo settore di clienti andando alla conquista di queste aree che ancora, aree di mercato che ancora non ho guadagnato. E è sempre possibile poi tornare a una visualizzazione di dettaglio se, per esempio, apriamo questa classificazione clienti, i migliori e i peggiori, anche qui possiamo andare in dettaglio sfruttando le tante potenzialità di questo prodotto che abbiamo settato, immediata e facile, e qui in questo caso, per esempio, potremmo andare a cercare quali sono i dettagli di vendita, cioè tutti gli articoli acquistati da questo cliente. Ok, è un cliente che si è classificato bene come fatturato, però guardiamo la differenza tra l'anno in corso e l'anno precedente. Nell'anno precedente aveva acquistato una maggiore varietà di prodotti. Allora, questo vuol dire che potrei andare a riproporre questi prodotti o a capire perché non sono stati più acquistati da questo cliente. Quindi andare comunque a recuperare il risultato dello scorso anno, addirittura superarlo. Torniamo indietro alla visualizzazione analitica per cliente. E anche qui posso intrecciare i dati, intrecciare le informazioni in un semplice clic, quindi posso passare dalla visualizzazione per il singolo cliente alla suddivisione per articolo. Quindi questo cliente ha acquistato gli articoli qui presenti, suddivisi prima per gruppo merceologico e poi posso vedere il singolo articolo acquistato. Tutto questo ci dà una sensazione, un'idea di quello che ci chiedeva Andrea e di quello che suggerivo, cioè vogliamo offrire uno strumento che sia in grado di rispondere immediatamente e passare da una visualizzazione globale come quella che vediamo qui, un fatturato progressivo o addirittura un margine progressivo nell'altra pagina, ma passare da questa visualizzazione globale a una visualizzazione di dettaglio. Possiamo intersecare, interrogare i dati, intersecare le informazioni tra loro in maniera immediata, dinamica, a portata di clic. Quindi in questo caso, per esempio, vi sto illustrando come si può passare dal globale annuale al singolo dettaglio di acquisto per cliente per mese. E, tutto questo è possibile in una maniera semplicissima, quindi attraverso un'autenticazione a un browser, attraverso la propria email aziendale. E quindi comodamente nella mia postazione di lavoro posso accedere a questo file, ma posso farlo anche in mobilità, quindi posso farlo dal bar mentre aspetto il caffè, posso farlo da casa con il mio laptop, posso farlo al sabato mattina con il tablet mentre voglio semplicemente controllare come è stato chiuso il mese o a fine anno, a inizio anno prossimo voglio controllare, voglio avere veramente una misura globale, ma anche di dettaglio e di analisi di come sono andati i miei affari, quali sono stati i punti di forza e quali sono stati i punti di fragilità. E tutto questo, ripeto, attraverso una semplice interrogazione da diversi strumenti e ovunque io mi trovi, l'importante è avere una connessione internet. L'idea è proprio quella di superare un modo tradizionale di fare analisi dati che passa attraverso le liste del nostro gestionale o l'elaborazione manuale di file Excel, che sicuramente ci hanno supportato in gran parte, in modo notevole nella nostra conoscenza dei dati aziendali. Ma superarli vuol dire avere uno strumento che lavora per noi. Uno strumento che InfoMinds ha validato per le vostre specifiche esigenze, ad adattare alla vostra specifica realtà aziendale in modo che abbiate appunto le informazioni che vi servono per la conoscenza dei vostri dati a portata di clic. Con questo, Andrea, credo di aver illustrato buona parte delle tue
di aver risposto a buona parte delle tue domande, quindi se vuoi procedere tu. Assolutamente sì, grazie mille Antonella. E niente, in realtà volevo intanto guardare se c'erano delle domande, qualcosa vedo che c'è. Allora, la prima cosa che chiedono è possibile modificare il report standard? Allora, qui rispondo io in parte, nel senso che abbiamo creato dei report chiamati così standard perché abbiamo pensato a un qualcosa che potesse andare bene per la maggior parte delle realtà. Quindi un qualcosa di già pronto, prontissimo all'uso, facile da implementare immediatamente. Ovviamente poi è possibile uscire dallo standard e creare dei report personalizzati se si vuole approfondire un qualche argomento o qualche tipo di report particolare che non abbiamo previsto. E, ci chiedono se sono previsti altri report standard, qui se vuoi dirlo tu Antonella. Sì, allora aggiungo a quello che dicevi Andrea che c'è una parte di personalizzazione nell'installare un modulo del genere, comunque viene fatta una sorta di personalizzazione, quindi è possibile aggiungere a questa a queste descrizioni, a questi elementi descrittivi, per esempio il settore del cliente, è possibile aggiungerne degli altri, non so, la fascia di prezzo, il potenziale di quel cliente. Se per voi questi sono valori indicativi, valori importanti, li si può aggiungere con un effort abbastanza contenuto. E per quanto riguarda invece la lista dei sì, sono attualmente presenti altri report standard per i nostri clienti nell'area paper page e nell'area dell'edilizia, e a questo delle vendite è collegato un file delle partite aperte, ne sono previsti altri, soprattutto nel settore del finance e degli acquisti. Perfetto, andiamo avanti. Posso esportare i report? Forse l'avevi già detto, forse no, non mi ricordo, però fai... Sì, no, non l'ho detto. È possibile fare un'esportazione in PDF, in PowerPoint e eventualmente poi rielaborare le immagini per delle presentazioni. E è possibile esportare i singoli dati attraverso una funzione che copia i dati in un file Excel. È anche possibile lavorare in Excel con questi dati senza copiarli, ma attivando un collegamento alla sorgente dati, alla struttura dati. Quindi è possibile sia esportarli visivamente che esportare i dati per poterli eventualmente salvare o rielaborare in Excel. Benissimo, perfetto. Poi ci chiedono, i report li posso vedere solo da PC? La risposta è no, è una piattaforma mobile, quindi si può accedere tranquillamente da iPad, da un tablet qualsiasi, piuttosto che da uno smartphone. Ci sono delle applicazioni apposta che vanno a adattare le visualizzazioni e le schermate al tipo di device che si sta utilizzando. Un'altra domanda è: si possono anche gestire le partite aperte? Avevi risposto già tu, Antonella, se non ho sentito male prima. Sì, fa parte di un altro report. Se vuoi dire due parole, volentieri. Sì, un file in questo caso esattamente collegato al file precedente, cioè adesso vi sto mostrando la schermata, la pagina di questo report. Vuol dire che se io seleziono un cliente nelle partite aperte, posso passare alla visualizzazione delle vendite e viceversa, dalle vendite posso andare a controllare immediatamente le partite aperte di questo cliente, oppure guardarli lì insieme tutti. Benissimo, grazie ancora. Altre domande non ce ne sono. Quindi vabbè, direi che per oggi abbiamo finito. Oggi volevamo rubarvi pochissimo tempo, visto che il tempo ormai è preziosissimo, soprattutto in questi ultimi giorni dell'anno. L'obiettivo di questo breve evento era quello di farvi capire che
uno strumento come questo è ormai indispensabile per un'azienda moderna, per poter riuscire ad analizzare i dati e a comprenderli e prevedere un po' il futuro e intervenire il prima possibile su quello che non sta andando bene. Oggi si voleva far passare poi la sensazione in realtà che parliamo di uno strumento molto molto potente, ma altrettanto molto semplice. E quindi alla portata proprio di tutti, anche se non si hanno esperienze a livello informatico o una cultura informatica elevata. Ecco. E, niente, ricordo per l'ultima volta la promozione di Natale, che prevede uno sconto del bene il 30% sull'acquisto del modulo. E, il modulo funziona come con un canone mensile, quindi capirete bene che uno sconto 30% su un canone mensile si porta avanti anche negli anni successivi e quindi è sicuramente molto conveniente. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione, vi auguro da parte di tutta InfoMinds delle buone feste. È stato un anno particolare, quindi ce lo meritiamo forse più degli anni precedenti. E niente, grazie ancora a tutti della partecipazione e buon Natale. Grazie ancora. Andrea, scusami, sì? Ti interrompo un attimo mentre stai facendo la chiusura. Sono arrivate due nuove domande, approfitterei del vostro tempo per rispondere al volo. Ci chiedono come funziona se ho diverse aziende, se si possono collegare. Rispondo io, Andrea. Sì, sì, generalmente si rilascia un report per ciascuna azienda, quindi un'analisi vendite per ciascuna azienda, vorrà dire avere analisi vendite 1 con tutte le sue pagine, analisi vendite azienda 2, eccetera. Questo vale se i valori fatturati, il margine, eccetera, delle diverse aziende vanno tenuti separati. Se invece li si vuole sommare, cioè ha senso sommarli, allora andiamo a fare un unico a estendere il modello per comprendere i dati delle diverse aziende. Il fatto che i report possono comunque comunicare tra loro, cioè se ci sono delle anagrafiche in comune, non so, l'anagrafica clienti, per esempio, in comune, si può far sì che questi due report comunichino tra di loro e si scambino queste informazioni, quindi che possiamo navigare l'uno o l'altro attraverso una connessione tra i dati. Perfetto. E ci chiedono poi anche come avviene l'integrazione dati, presumo, con il gestionale. L'integrazione dati, forse l'importazione dei dati nel modello, intendo. Allora viene creata una struttura dati ottimizzata per la BI nel database Oracle o Microsoft SQL Server, e da lì questa struttura viene letta, cioè importata nel modello Power BI, e questo file comprensivo dei dati importati viene pubblicato in questa che viene chiamata area di lavoro e app Power BI. Quindi sostanzialmente si pubblica questo modello in un server Microsoft. E la connessione avviene attraverso un servizio che viene installato su un job server o su, comunque su un server di utilità, e questo servizio fa da ponte tra la struttura dati sul database e il file Power BI. E poi ogni notte questo servizio si prende in carico l'aggiornamento dei dati. Per cui, per esempio, vedete l'ultimo aggiornamento dati del 16-12, questa notte alle 4, all'orario che ho programmato, questo servizio ha fatto in modo che i dati che qui leggiamo venissero aggiornati. Quindi una volta che viene impostata la connessione inizialmente, non dobbiamo preoccuparci più di nulla a livello di aggiornamento dei dati. Perfetto. Aggiungo solo che l'aggiornamento dei dati, l'occorrenza si può fare in più volte durante la giornata, a seconda di quello che volete analizzare. Se avete molta dinamicità durante la giornata, si può fare anche in orari prestabiliti e avere più aggiornamenti. Grazie, Andrea. Niente, grazie a te. Niente, torno ai saluti, vi ho già ringraziato, vi riauguro ancora buone feste, buon Natale e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie ancora. Grazie, buone feste anche da parte mia.